Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti voglio raccontare come si è svolto questo progetto con delle vetrate enormi, le sei grandi vetrate di Olimpia. Quando Olimpia mi ha chiamato per la prima volta al telefono, mi ricordo che ero insieme a Andrea che stavamo facendo un po' di cose e mi ha detto proprio: guarda, io sto cercando di fare queste sei grandi vetrate in un attico a Ravenna, ma non trovo nessuno che mi dia una soluzione che mi vada bene e che sia fattibile. Diciamo che la sua principale preoccupazione era di avere tutta la vetrata, che era quasi 2 metri per 2 metri, libera senza nessun montante centrale. Quindi che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto un preventivo come molti fanno, perché mandare poi un preventivo via mail non serve a niente, ma ci siamo visti con Olimpia. Abbiamo iniziato a fare la consulenza con il sistema Bisacchi, dove veramente abbiamo visto i perché e i per come, quello che poteva andare bene e quello che non andava bene. Come ad esempio non andava bene fare un'apertura bilico che mi consentiva di fare sì un vetro unico, ma poi avrei avuto il problema dell'oscuramento esterno, che per Olimpia era molto importante. Come anche il discorso zanzariere, che non era più possibile, perché se un bilico si apre anche verso l'esterno, tutto quello che c'è di fuori poi non funzionerebbe. Un'altra cosa che per lei era molto importante, era importante avere dei profili molto sottili, quindi avevamo guardato anche di fare delle soluzioni in acciaio taglio termico, ma poi le vetrate, oltre a quelle 6, ce n'erano tante altre, perché è un attico molto importante, si andava veramente fuori con il budget. E alla fine abbiamo trovato una soluzione in alluminio termico, siamo riusciti a fare con questi Bisacchi delle ante apribili abbattenti, con la possibilità di frenarle nelle varie posizioni in modo che potesse anche aleggiare, una specie di anta ribalta fatta al contrario, quindi ad anta unica, con un sistema che chiamiamo steel design, quindi un profilo che richiama un po' gli infissi in ferro che c'erano negli anni 70 e negli anni 80, colorato del giusto colore, del giusto punto di grigio, dove tra l'altro siamo riusciti a trovare una cannalina termica a bordo caldo, che se segui gli articoli del blog sai già cosa vuole dire, dello stesso colore in tinta con il profilo. Il risultato finale lo puoi vedere nelle foto, è veramente molto bello e la cliente è anche molto soddisfatta, perché le finestre garantiscono una vista sul centro di Ravenna eccezionale e sono anche molto pratiche e si aprono anche molto facilmente. C'è un altro video dove faccio vedere appunto l'apertura, che si aprono con un dito nonostante siano di dimensioni così grandi. Questo è reso possibile da una consulenza iniziale, da una progettazione fatta come si deve, sia dell'infisso ma anche del suo controtelaio e del sistema di poso in opera. E a proposito di poso in opera, qui è stata veramente dura, perché eravamo al quinto piano, ci è voluta una gru con un braccio di 40 metri per portare su tutti i materiali. Anche i nostri tecnici, che sono gli stessi, che sono quelli che hanno prodotto le finestre e poi sono andate a posarle, hanno avuto il loro da fare. Se soffrivo di vertigini non sarebbero potuti andare. C'è una foto che dove si vede, l'ho fatto io che guardo il parcheggio giù, che fa abbastanza impressione perché soffre di vertigini. Poi un altro bel dettaglio che abbiamo fatto in queste finestre: abbiamo messo delle maniglie placate argento che stavano molto molto bene nel contesto, nell'impronta di stile che si è voluto dare a tutto l'attico in centro Ravenna. Come spesso accade, non riveliamo quasi mai il nome dei nostri clienti, perché per una questione di privacy, perché hanno delle abitazioni di pregio, quindi non è giusto rilevare il vero nome. Però Olimpia, tra virgolette, mi ha mandato un messaggio su Facebook Messenger, e lo puoi trovare qui di fianco o leggendo l'articolo, dove con le sue parole descrive se è rimasta o meno soddisfatta di quello che gli abbiamo fatto. Ti sfido a leggere le sue parole. Per noi la recensione del cliente è molto importante e è la prima cosa che chiediamo a un nostro potenziale cliente quando entriamo in contatto. Cioè non lo chiediamo in un secondo tempo solo se è rimasto contento. Noi la prima cosa che gli diciamo è appunto: vai a leggere le recensioni di chi già si è affidato al sistema Bisacchi. Magari trovi anche qualcuno che conosci, potresti chiedere direttamente, ma sappi che se diventerai nostro cliente noi te la chiederemo, perché siamo molto, molto convinti del risultato finale. Anche perché tutti possono sbagliare, ma se l'idea è di lavorare in un certo modo, se capita l'errore si risolve.
basta volerlo. Detto questo, se ti è piaciuto il video, metti mi piace, metti e segui il canale in modo da non perderti altri video, e se ti servono infissi particolari di grandi dimensioni e delle cose belle, vai su www.bisacchi.it e richiedi la nostra consulenza compilando il form nella pagina contatti. Oppure guarda altre belle realizzazioni che abbiamo fatto per farti un'idea di quello che è possibile realizzare. Ciao e al prossimo video!